Un giudizio che non fa sconti a nessuno, quello delle associazioni ambientaliste riguardo la relazione finale della commissione d'inchiesta, presieduta dal consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, sulla mega discarica di Bussi sul Tirino scoperta 14 anni fa. Relazione approdata in consiglio regionale, definita fuorviante, delusiva e soprattutto troppo accomodante nei confronti di Edison e del Ministero dell'Ambiente. Rispetto a problemi enormi come soprattutto le omissioni del Ministero dell'Ambiente, i ritardi del Ministero dell'Ambiente, che è il soggetto competente per il sito da 13 anni, ecco, davanti a questi problemi nulla dice, e quando invece ci sarebbe molto da criticare rispetto al ruolo del Ministero dell'Ambiente, che in questi anni non fa andare avanti le pratiche e non fa neanche le conferenze dei servizi, ne fa pochissime. Dall'altro lato, lì c'è una multinazionale con bilanci enormi che ha la responsabilità di bonificare, e anche in questo caso non dice molto sulle responsabilità. Poi c'è anche la questione dell'individuazione responsabile della contaminazione, che è avvenuta con forte ritardo da parte della provincia di Pescara. Invece la provincia di Pescara viene presentata col suo ex presidente Di Marco come un faro addirittura nei procedimenti, quando invece la provincia di Pescara, nel caso di Piano d'Orto, è stata costretta solo da un ricorso al TAR a individuare i responsabili della contaminazione. Prima aveva detto che era impossibile individuarlo. Quindi riteniamo che questa relazione vada riscritta da capo, mettendo in primo piano i ritardi della multinazionale da un lato, Edison, e dall'altra quelli del Ministero dell'Ambiente. Dello stesso parere il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, mentre l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente continua a rilevare che gli inquinanti lì presenti, quali piombo, mercurio, cloruro di vinile, continuano a contaminare il terreno, la falda acquifera e anche l'aria della zona, mettendo a rischio la salute di circa 400.000 persone. L'ARTA dice di bonificare immediatamente, ha dichiarato Lagatta, e invece la relazione chiede di ripetere le perimetrazioni, rifare i piani di caratterizzazione, ossia, ha affermato il primo cittadino, di perdere tempo. Un progetto di bonifica infatti era già stato approvato e aggiudicato alla ditta belga Decdeme nel 2018, poi però è intervenuto il Ministero annullando tutto. Le vicende giudiziarie dei seguenti 3 anni hanno infine portato il Consiglio di Stato a dichiarare illegittimo l'annullamento della gara d'appalto. Blasioli, dal canto suo, difende la relazione, dà una visione oggettiva delle responsabilità, ha dichiarato il consigliere regionale. Ricostruisce tutti gli aspetti del sito di interesse nazionale, da Piano d'Orta fino ad arrivare a Bussi, e soprattutto cerca di dare una visione oggettiva a seconda delle varie responsabilità, che sono responsabilità tripartite, cioè che si svolgono a seconda della competenza su questo sito di interesse nazionale, che oggi è un sito dal 2008. È un sito di interesse nazionale, è una responsabilità specifica del Ministero. Questo nella relazione è spiegato in maniera proprio chiara e trasparente. Quindi dal 2008 la responsabilità della mancata bonifica del sito di interesse nazionale è del Ministero, assieme al Ministero anche di tanti aspetti che sono mancati, a cominciare da quelli della nostra regione Abruzzo. Blasioli poi rilancia attaccando l'ARTA. Dovrà spiegarci cosa ha fatto dei 3 milioni ricevuti dal Ministero, ha detto il presidente della Commissione. A circa 3 milioni di euro di fondi ricevuti proprio dal Ministero, che sono scaduti da un accordo di programma che va avanti dal 2001, è scaduto nel 2021, hanno chiesto una nuova proroga specificando che non riusciranno a individuare i soggetti responsabili di tante zone del sito di interesse nazionale prima del 2024. Vedete quanti anni sono trascorsi? Ora, dire che la responsabilità è soltanto del Ministero mi sembra un pochino riduttiva.